Stefano Ficicalese, candidato a sindaco Città Democratica. Oggi avete indetto una conferenza stampa per alcune delucidazioni inerenti comunque a quanto è accaduto ieri durante il Consiglio Comunale. Sì, in effetti noi oggi volevamo rendere partecipi la cittadinanza perché obiettivo primario, l'abbiamo detto più volte, noi siamo a servizio dei cittadini e quindi gli volevamo far sapere dei grandi risultati ottenuti sia con l'approvazione del codice etico e in particolar modo scendendo proprio in un'operatività pura, abbiamo manifestato più volte che vogliamo sburocratizzare l'ente, ottenere la possibilità da parte degli esercenti di avere l'autorizzazione TOSAP nel caso di un silenzio assenso, di un silenzio della pubblica amministrazione. Quindi noi oggi vogliamo rimarcare questo, vogliamo far capire a tutti che a prescindere da chi viene l'idea o qual è la parte politica che la esprime, noi come lista civica, come appartenenza alla città portiamo avanti battaglie che portino risultati ai cittadini. Faremo sempre questo, cioè per la parte restante di questa legislatura ogni volta che ci saranno argomenti da trattare entreremo nel merito delle questioni e cercheremo di dare il nostro apporto con l'unico scopo di dare un servizio ai cittadini.